Siamo al volley femminile e Novara, la quarta semifinalista dei playoff Scudetto, battuta Cuneo che ha comunque disputato una grande stagione, trascinata anche dal giovane talento Federica Squarcini, ora attesa a sfide ancora più importanti. L'ha intervistata per noi Marco Fantasia. Idee chiare e grande determinazione dietro gli occhi color ghiaccio di Federica Squarcini. A 22 anni ancora da compiere, la centrale toscana è già un bivio importante della carriera. Al primo anno da titolare a Cuneo ha timbrato una stagione eccellente. Era quello che volevo e io sono grata alla società di Cuneo perché mi ha dato questa possibilità e sono grata alle mie compagne che mi aiutano sempre e che comunque mi fanno sentire sempre carica tra noi, tra il gruppo, e mai scoraggiata. Quindi questa cosa è bella e non è facile trovare una squadra così. Nel suo futuro immediato c'è Conegliano, uno dei top team mondiali. Una sfida alla quale Federica non si sottrae, conscia di potersi giocare le sue carte. Mai dire mai, nel senso che la nostra vita è questa, noi giochiamo a pallavolo per la passione e per provare a cercare di andare più in alto possibile e di veramente vincere qualcosa nella nostra carriera. Sai che puoi partire svantaggiata, però ci può essere sempre la tua occasione. Cosa ti aspetti dall'estate azzurra? Sono contenta di essere stata chiamata, lo volevo, lo sognavo, perché ho avuto un po' sfortuna l'estate scorsa con la VNL, quindi comunque speravo di avere una chiamata in più. Questa chiamata è arrivata e spero di onorare la maglia al meglio.